da quel giorno lì per me l'indipendenza economica su tale valore è stato un driver enorme, cioè per me l'idea di non lavorare non è nemmeno stato un concetto. Niente, il mio sogno è di dimostrare che le donne possono fare sia la finanza che avere tre bambini, se vogliono, e se non vogliono, no, se vogliono è possibile. Una banca come la nostra, non sono parlo abbastanza ad alta voce, ditemelo, ogni anno riceve circa 10.000 curriculum di undergraduates e la selezione la fanno le persone di Human Resources e la prima selezione la fanno sul voto di laurea, per cui è molto semplice, se non avete 110 lodo, quello che è il massimo adesso, non so cosa sia, non vi danno neanche l'intervista. La verità purtroppo è che tu non è che devi cambiare te stessa per avere successo se sei una leader come donna, devi essere quello che sei, perché altrimenti non ce la fai. Allora dobbiamo mettere, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo coinvolgere gli uomini. Dobbiamo coinvolgere gli uomini, perché gli uomini sono quelli che devono sponsorizzarci, gli uomini sono quelli che devono aiutarci. Che la prima cosa che devi fare quando vai nel meeting, cioè la prima cosa che vado al meeting con il mio capo, in qualche modo, mentre gli parlo del mio business, eccetera, devo ribadire quanto sono excited e committed to my career. Che uomo non ha bisogno di dire che è excited e committed per la tua carriera, ovvio sono excited e committed, sono qua a 15 anni che è tanto excited e committed. Siamo impazziti, ovvio che sono excited e committed. Bisogna cambiare un po' la cultura. In questo senso, questa università, secondo me, deve continuare e fare di più sulla diversity, perché se non lo fate voi, chi lo fa?